Francesca Frassoldatti del Politecnico di Torino, relatrice al convegno La città immateriale. Come visualizzare una città di dati? Oggi sempre di più le città utilizzano gli strumenti che la tecnologia ci rende disponibili per gestire processi complessi come quelli che riguardano il traffico, la gestione dell'ambiente, emissioni che possono andare a mettere in pericolo o danneggiare l'esperienza urbana dei cittadini quando riguardano aria, acqua e suolo. È una dimensione che viene accettata come uno dei possibili campi di miglioramento della vita dei cittadini, è però anche una dimensione in cui il tema della gestione dei dati e di chi si fa carico di ottimizzare i dati disponibili ai fini di un benessere collettivo affronta o può entrare in conflitto con la dimensione tipicamente politica della città. In questo senso l'intervento voleva portare all'attenzione una serie di domande che riguardano il nostro essere cittadini e la democrazia dei sistemi in cui viviamo, in modo che un convegno squisitamente dedicato alle applicazioni tecniche, alle nuove tecnologie, non dimenticasse che proprio nella dimensione urbana c'è probabilmente il campo per sperimentare e anche per rimettere in discussione il modo in cui viviamo insieme.